Stamane presso l'Università Magna Grecia di Catanzaro si è svolto il primo Poster Day. L'iniziativa si propone di riportare i diversi risultati della ricerca tra i gruppi del Dipartimento di Medicina della stessa Università di Catanzaro. Un'iniziativa lodevole, direi, che si ripropone agli studenti, ma lei sottolineava anche al territorio. Sì, in realtà questa giornata è dedicata a che cosa? Fondamentalmente alla esposizione delle attività dei nostri tre dottorati dell'area biomedica e farmaceutica, che attraverso questa giornata dedicata alla verifica annuale che si fa normalmente alla fine di ogni anno accademico, e vuole essere in qualche maniera aperta sia per favorire le sinergie fra i gruppi che esistono e che insistono nella nostra struttura, ma anche per aprire al territorio le nostre competenze e studiare eventualmente delle collaborazioni ulteriori che siano finalizzati in qualche maniera alla nostra regione. Questa è la prima occasione nella quale i tre dottorati di ricerca dell'area biomedica dell'Università di Catanzaro, che afferiscono tutti e tre alla scuola dei dottorati recentemente istituita, presentano insieme il progresso della loro ricerca alla fine del primo anno di corso, ed in particolare lo presentano non sotto forma di relazione orale, ma sotto forma di discussione interattiva con la presentazione di poster che illustrano la loro ricerca. Per il prossimo anno, quali saranno eventualmente le modifiche? Ci saranno un numero di dottorandi doppio e speriamo di avere molti più ospiti, anche stranieri, avendo le risorse per poterli invitare a tenerci compagnia nella discussione dei nostri risultati. Questo permetterà un'esposizione maggiore ed internazionale di quello che è il lavoro che si sta svolgendo qui.